Questo programma è offerto da... Per me orecchietta e cimi di rapa. Per lei, signore? A me ha fatto un controllo dell'udito. Io ho risolto con Amplifon. Ehi, hey Mario! Ciao, Lino! Va meglio ora, eh? Altro che... Gratis controllo dell'udito e prova per 30 giorni. Se senti meglio, vivi meglio. Amplifon sostiene l'UNICEF. Per ogni primo controllo dell'udito, Amplifon dona un euro alla campagna dell'UNICEF Vogliamo Zero contro la mortalità infantile. Signora, mi scusi, cosa ne pensa lei del fatto che ad agosto tutti i negozi andranno in ferie e quindi saranno chiusi? Hanno il suo diritto di riposarsi. È giusto quindi che la città rimanga deserta e anche i negozi restino chiusi? Ma secondo me... Io penso che non è giusto. Penso che almeno a mezza mattina dovrebbe rimanere aperto. Non sarebbe meglio fare dei turni? Anche fare dei turni sarebbe buono. Ma io penso che è una cosa assurda chiudere tutti i pomeriggi. Non lo ritengo giusto. Come bisognerebbe articolare? Ma dasse di fare dei turni e mettersi d'accordo dentro loro. Ma io per me va bene. È giusto che chiudano. D'altronde il pomeriggio ormai una non fa mai le compere di pomeriggio. Cioè ad esempio i supermercati, le botteghe di generi alimentari, non esiste una aperta in pieno agosto. Questo è anche vero, per i negozi non proprio, ma certo per gli alimentari è un pochino una cosa antipatica. Beh, direi che disturba ai cittadini. Cosa bisognerebbe fare secondo lei? Perlomeno un 30%. Fare dei turni, insomma. Dei turni, ecco, alternati. Quindi è assurdo secondo lei, ad esempio i generi alimentari sono chiusi? Io sì, perché creano panico e disordine per quelli che rimangono qui in città. Per il resto, naturalmente, che va a mare non ha problemi. Non ha problemi. Va bene, auguri. Perché alcune fanno il suo dovere, il suo che fare. De pomeriggio, è anche giusto. Quindi secondo lei alcuni dovrebbero restare aperti? Ma qualcuno di turno, certo. Qualche turno quindi bisognerebbe fare? Due, tre, a zona così. Ma totale, praticamente, arrivate a distanza, non è che hanno niente da fare al pomeriggio. Qualche punto di riferimento ci vorrebbe pure. Diciamo così, all'improvviso, no? Ma è giusto secondo lei, signora? È giusto, come sempre hanno fatto cagione e ruia, a mezzogiornata pure l'hanno libera. Io mi riferisco ad agosto quando chiudono completamente. No, non va bene. La maggior parte, quantomeno, quasi tutti. No, non va bene. Bisognerebbe fare cosa? Mezza giornata. E per i generi alimentari? Mezza giornata. Come da tutti. Comunque abbiamo preso una mattina. Sempre bene. Ma è giusto che tutti quanti chiudano e nessuno, se deve comprare qualcosa, non può comprarla? Di mattina, compra di mattina. Solo di mattina? Se prova resto festivo, questo mi ferra costa sempre così, è stata così. Ma per me non fa niente, perché uno può fare la spesa anche di mattina, no? Ho capito, ma si parla quest'anno che molti negozi chiuderanno sia di mattina che di pomeriggio, soprattutto i negozi di abbigliamento. Devono provvedere prima, certo, se era qualche inconveniente, qualcuno che non ha fatto la spesa. Penso che insomma dovrebbero aprire qualche oretta. Quindi tutti secondo lei oppure basterebbe fare dei turni? Basterebbe fare dei turni. Facendo dei turni forse un po' i problemi si allevierebbero. Sì. Anch'io sono negoziante, quindi... Sono okay. D'accordo con lei. Ma non sarebbe meglio fare dei turni? Ma anche questa potrebbe essere una proposta, però se tutti sono d'accordo naturalmente. Così una parte a luglio, una parte ad agosto, un po'... Ma magari settimanalmente, ma sia a luglio che ad agosto potrebbe essere una proposta interessante, ma bisogna che siano tutti d'accordo naturalmente. Ma io dico no, per me è no, no chiudere. Come bisognerebbe fare, signora? Mezzogiornata. No, mezzogiornata è sbagliato, maggiormente per i turisti che vengono e trovano tutti i negozi chiusi, è una cosa sbagliatissima. Quindi bisognerebbe fare cosa? Dei turni? Ma almeno dei turni, magari una settimana ciascuno, di restare almeno qualche negozio aperto. Secondo lei, signora, condivide l'opinione della...
E la sua amica? Appunto, mia sorella. E la sorella? Sì, comunque... problema da risolvere. Problema, ecco, da risolvere, no, giustamente, non è un problema da risolvere questo, perché maggiormente per i turisti è sbagliatissimo venire in una città e trovare i negozi tutti chiusi di pomeriggio. Chiudere assolutamente, non chiudere, restare aperto per il turismo, per tutta la gente, insomma, il pomeriggio uno fa la passeggiatina e va a comprare. Perché non è giusto che la mattina uno c'ha da fare, il pomeriggio esce e tutti i negozi stanno chiusi. Io non l'ammetto la chiusura. Ma non crede che anche i negozianti abbiano diritto? Hanno diritto e fanno un orario, piuttosto di chiudere alle 9, chiudono alle 8. Ma tutti quanti dovrebbero restare aperti, signora? Tutte, collaborare tutte, non uno solo, o tutte o chiuse per tutte. Sei dello stesso avviso? Dal parere dei ragusani, sì, ma per il turismo che... cioè, per noi abbiamo tutta una mentalità per conto nostro, perché cioè, noi pensiamo che chiudendo il negozio qui a Ragusa, chi ha la casa a mare va a fare la passeggiata, ma il turista che viene qua a fare la vacanza non viene solo a mare, ma bensì viene anche a Ragusa qui a comprare i negozi, e possibilmente quando viene negli orari, ecco, di punta, come in questo qua, noi troviamo sempre chiuso. Fanno bene, hanno bisogno pure loro di andare in ferie. Ma è giusto soprattutto per i turisti che trovino tutto chiuso? No, vabbè, ma basta mezza giornata di mattina, no? Ma in estate vanno proprio tutti in ferie, chiudono? Ah beh, non proprio tutti, dai, non scherziamo, non è vero. Per lo più sì. Non è vero niente. Comunque è giusto, secondo lei, limitare a mezza giornata? Altro che. Va bene. Ciao. Cavarmi gli occhi? No, Bergio, ti invidio gli occhi tuoi che vedranno i miei figli a Santa Fe. A Santa Fe? Io vado a Boston. Meglio così. Di te non mi sarei fidata. C'hai gli occhi troppo furbi. Buongiorno. Con uno dei protagonisti del film Caos, esattamente la novella L'altro figlio, ripercorriamo una scena quasi. Sì, sì. È la stessa scena di quando l'emigrante si apprestava a partire con tanto di valigie, solo che arrivato a un certo punto la carrozza, diciamo così, che doveva partire per portarci in America, cioè al porto per partire e andare in America, si sfasciava a rota per andare a usare. Fate largo, Mosè. Con questa ruota è inutile, non si può ripartire. Beh, che fate? Ci vuole almeno 3 ore per ripararla. Tre ore! Ancora 3 ore per stare insieme! 3 ore! Abbaio, vieni qua! Sta rota per aggiustarla ci volevano 3 ore. E allora, da queste 3 ore che facciamo? Andiamo a mangiare sopra sta carrozza che sta facendo. Ne abbiamo una chiusa. E questa qui, vero? Sì, sì, proprio qui. E allora mi ricordo tanto sta mangiata. Era una mangiata che non veniva mai. A cominciare alle 9 e finiamo a mezzogiorno. Dice, ma come mai? C'è che bagalascio, qualche bettino sano? No! Song time! Song time. Ho capito. E com'è che si balla? Ma te l'ho detto ieri. I want to sing it, want to sing it, I'm gonna fly. Ecco.
wanna sail anymore. Now I say no more. Ma è proprio così. Vai, vai, vai. We'll say all and die. What the name of the game of the side? Hippie, 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 hippie. Raga, mentre 140 persone che facevano comparsa e qualcuno a dire qualche parola, io addirittura c'è a imparare i picciotti come si parlava e come si ballava in americano, come è stato in America e ci stava tornando. In americano si dice women. Come? In America ci sono stato io. Donne, women, bacio, kiss. Amore e love. Eravamo tutte piazzate, chi che vivevano, chi che mangiavano, chi che parravano, c'era chi che suonava un mandolino, la chitarra, insomma era una cosa bellissima. E caravanze c'erano due. Uno che sai a cattare l'acqua e l'acquaiuola. Proprio qui, credo, sì, che proprio sì. In questo punto qua, sì, un po'. E allora, re 9 a Manzuon, ma possibile che non siamo messi precisi? Ne ha 30-40 quant'è che eravamo, una giusa, eravamo precisi. Era chido che a copigliare l'acqua, non era preciso. Una volta ci apro io stotta l'acqua, una volta ci apro io ritta e la scena sempre ripetita. Niente che ne mettiamo a dito, assettate, facete finta che mangiate, ma cavolo pane si sta finendo, l'acqua si sta finendo, perché sempre ripetiamo, rinnova a manzuona, cioè era maggiunte culante, proprio culante. Quella, come una regina potrebbe campare, bella seduta e servita in bocca. All'ospizio. In casa di suo figlio, se volesse, ma non vuole. Come? Ha un altro figlio? Quello. Non è che c'è erba per pascolare laggiù, ma lui qua portò le sue vacche perché sapeva che qua sua madre sarebbe venuta. Hai avuto un po' di difficoltà con l'inglese. Oh Dio, la difficoltà che chiesa, magari mi davano un pezzo di carta 5-4 giorni prima, c'era un corpesiedo, o io non ne so, peggio sapia che hai a fare. Ma adesso sono proprio, Giorgio, guarda che devi girare tu, devi dire queste parole. Ma come? Sì, sì, in inglese, vuoi... Ma io l'inglese non ha mangiato mai, non mangio manco l'italiano, pensa all'inglese. Ci vengono due parole, vedi come devo fare. Se non mi scrive almeno come si devono pronunciare, io non ce la faccio. Poi mi iscrisse proprio a bello, a che c'era un'amparatella, zacate, e mi fecero ridere. Ecco, non è che sa, ci te preparano prima, ecco, a dire chisto, e uno non trovavo quella difficoltà che ho trovato allora. La lettera di Maria Grazia, non c'è scritto niente! Niente! Come niente? Quattro sbordi! Scusi, dottore, ma è lei l'ignorante! È lei che non sa leggere! Ma che dice? Che dice? Maria Grazia scrisse la lettera in americanese! Comunque, a parte tutto questo cosuzzo, è stata una bella esperienza, penso che sono i parolori tutti. Io il vero piacere l'ho provato proprio quando Franco Calvanese, il regista della Piccola Accademia, ha detto: guarda che a te ti hanno preso. Cioè, ci saranno italiani che devono scegliere dei personaggi e sicuramente tu ci facesti simpatia. Perciò quando mi mise da poprovino davanti agli italiani, digli qualche cosa. Madonna mia, che ci dico? Mi c'è una poesia mia in siciliano. Ah, va bene, a posto. Talmente mi impappinai, perché era la prima volta che mi stavano scegliendo un regista, mi impappinai a mezza poesia e ci disse un'altra fesseria. Non è che ci risulta la poesia mia, perché proprio mi hai perduto. Quella è stata la vera emozione, perché appunto quando giravo il film, cioè, non era d'emozione proprio principio quando venne scelto, capisci? Quindi è un bellissimo ricordo. Io
Da allora mi sono sentito, come si dice, non dico 50 centimetri, ma 2 centimetri ciugliato. Venga, girai un film che è italiano, non è che è una cosa da tutti i giorni, capisci? Mi ha recreato, danno mi ha recreato. E la calura che c'era tanto in agosto non la sentivo perché aveva due piacere di girare due film che è italiano. Beh, eravate con i costumi dell'epoca. Sì, dell'epoca. E quindi però, si soffriva però, parecchio, sia come attore. A me non mi pesava, lo devo dire, non mi pesava perché aveva una cosa che ora mi pigliano, capisci? Vieni inquadrato, oggi romano mi viro al cinema, i miei figli, ecco, allora, la famiglia. Te la ricordi la canzone che cantava? No, caro, oddio, saccio che mi hai fatto coleare, ma le parole qua non mi ricordava tanto che mi hai dato un pezzo di carta, pensa ora. Oddio, forse sul pezzo di carta là a casa è scritto per ruolo, ma se a leggere proprio preciso non sarei capace, perché inglese non ha mangiato mai. Comunque, se ne fece una scena qua. A Ciana, cala con la valigia, partita un'altra volta, calata un'altra volta, non riproviamo, me. Comunque. O teatro è una cosa, o cinema è un'altra cosa.